Sarà inaugurata questo pomeriggio alle 18 nella sede dell'Archivio Parisio in Piazza del Plebiscito e dalla presenza del sindaco Luigi De Magistris la mostra fotografica di Fiorenza Stefani Il mio sguardo libero, volti per la legalità, dedicata alla memoria del giornalista Giuseppe D'Avanzo. L'obiettivo della macchina fotografica è stato quello di unire 41 persone legate a diverse realtà territoriali, dal nord al sud, da Benedetta Tobagi a Don Ciotti, da Raffaele Cantone a Don Tonino Palmese, accomunate dal loro lavoro quotidiano contro la criminalità organizzata. Personaggi noti e meno noti che a causa di questo impegno sono state spesso oggetto di ritorsioni. Magistrati, scrittori, attori, giornalisti, imprenditori, volontari e sacerdoti in prima linea nella guerra quotidiana contro mafia, camorra e 'ndrangheta. Si sente un grande, secondo me, un grande evento di rinnovamento in questa città. Ci sono un sacco di associazioni, ci sono tanti movimenti che nel silenzio ogni giorno fanno qualcosa per il bene comune. Ed è tutto un susseguirsi di sguardi sereni e di sorrisi, quello che non ci si aspetterebbe di trovare sui volti di chi ha spesso la vita sconvolta da una scelta che implica disagi e spesso sofferenze e privazioni. Questo taglio di volti sorridenti è stato voluto per contrastare appunto il tipo di vita che questi personaggi nella maggior parte dei casi fanno, che è una vita privata della libertà, paradossalmente perché cercano il bene comune.